Ben ritrovati al nostro consueto appuntamento. Dal punto di vista meteorologico, con la fine di maggio, si è conclusa la primavera 2017. Grazie a uno studio del CNR è stato possibile valutare che per l'Italia si è trattato della seconda primavera più calda dal 1800 ad oggi, con un'anomalia termica positiva di 1,9 gradi centigradi rispetto alla media del periodo di riferimento. Per quanto riguarda le precipitazioni, aprile e maggio sono stati per l'ennesima volta mesi con precipitazioni al di sotto, in cui si sono registrate precipitazioni al di sotto della media, portando la primavera 2017 ad essere la terza più asciutta dal 1800 ad oggi, con un deficit di quasi il 50% rispetto alla media del periodo. Ora spazio alle previsioni stagionali a cura di Giorgio Di Francesco. Infine, la dottoressa Marina Bernardi del settore fulminazioni del CESI ci parlerà dei fulmini e dei rischi e della prevenzione durante i temporali. Ben ritrovati amici con le stagionali in relazione al mese di luglio 2017, stagione estiva, in particolare al quadro di anomalie a livello europeo in sovraimpressione, che evidenzia costantemente come le zone di alta pressione siano o decentrate a ovest del vecchio continente lungo la meridiana oceanica o presenti alle alte latitudini sul centro Europa e sull'Europa settentrionale. L'area mediterranea si trova a metà strada tra circolazioni, diciamo, opposte con le ondate di matrice nordafricana a carattere solo mobile e temporaneo e alcune spallate di matrice azzorriana. Ciò ci va ad esporre a frequenti azioni instabili anche con cali decisi della temperatura per una stagione estiva sicuramente zoppicante. Attenzione a fenomeni violenti. Dal punto di vista climatologico, sulla nostra penisola si evidenzia una sostanziale, diciamo, andamento termico per il mese di luglio nella norma, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali, leggermente sopra la norma su quelle meridionali. Il quadro precipitativo sarà abbastanza importante, con molti fenomeni in alcune fasi, localmente anche intensi con locali grandinate. Dal punto di vista delle anomalie che evidenzia l'andamento del CFS in relazione al mese di luglio 2017, si evidenzia proprio un'area alle basse latitudini con un clima sicuramente incerto, a tratti instabile e con ondate a carattere africano solo del tutto transitorie. Siamo con la dottoressa Marina Bernardi del CESI, Centro Elettrotecnico Sperimentale Italiano. Lei si occupa di fulminazione. Prima di tutto, diciamo, cos'è un fulmine e quali sono le tecniche di rilevamento? Un fulmine è una enorme scarica di corrente di durata molto breve e di altissima intensità. E come si rilevano? Beh, ci sono tante metodologie diverse, diciamo la più comune, tra virgolette, almeno nei nostri paesi, in Europa sicuramente, è la rete di rilevamento fulmini, cioè installare una serie di sensori che captano il campo elettromagnetico emesso dalle correnti del fulmine e poi elaborano i dati, queste reti, e di conseguenza ricostruiscono le informazioni. Non abbiamo un grande database di questi dati di fulminazione. Come facciamo a ricostruire cosa è successo nel passato? Per il passato ci sono problemi, effettivamente queste reti, la nostra per esempio ha più di 20 anni, quindi già abbiamo un pacchetto consistente di informazione che si avvicina alla definizione di climatologia. Però se vogliamo andare ancora più indietro, non c'è quasi nulla, nel senso che la presenza del temporale una volta veniva registrata a mano dall'operatore della stazione meteo, e quindi ci sono dei grandi album di informazioni manuali da ricostruire. È stato un lavoro che è stato fatto anche nel passato, il professor Bossolasco, famosissimo, aveva messo insieme tutti questi dati, però oltre questo non si va. Allora, parliamo dei rischi dei fulmini e della prevenzione che si può fare durante i temporali, che è molto importante. Il rischio del fulmine è un rischio altissimo perché potenzialmente è mortale. Va detto che una persona su 10 effettivamente muore di quelle colpite dal fulmine, quindi c'è comunque una buona notizia, però qualsiasi fulmine, anche il più piccolo, è potenzialmente letale.
Quindi la prevenzione consiste sostanzialmente nell'evitare di essere colpiti, che vuol dire stare in un luogo chiuso come può essere la macchina, come può essere la casa, un edificio consistente, diciamo non una tettoietta o una grotta, oppure se non si ha a disposizione un luogo sicuro bisogna seguire un po' delle strategie di buonsenso. Prima di tutto evitare se si può di aspettare che arrivi il temporale, cioè quando siamo all'aperto guardiamoci in giro, se ci sono le nubi temporalesche scappiamo, no? E, oppure se proprio veniamo colti dalla tempesta, allora a seconda della situazione, non so, scendiamo di quota se siamo in montagna, ci allontaniamo dagli alberi se siamo in un posto dove si può evitare di essere sotto gli alberi, che sono pericolosi. Di volta in volta è diverso, se siamo in spiaggia siamo noi una punta, quindi un'esposizione particolarmente elevata rispetto al fulmine, quindi dobbiamo accucciarci. Ci sono poi delle istruzioni di dettaglio, ma anche sul nostro sito www.fulmini.it, per tutte le casistiche, ma la grossa informazione da dare secondo me è anticipare, cioè guardiamoci intorno, guardiamo bene intorno a noi se ci sono delle nuvole, sentiamo la meteorologia che cosa ha previsto e agiamo di conseguenza. I progetti ne abbiamo tanti, uno è sicuramente quello di elaborare dei software specifici che traccino i temporali in modo ancora più accurato di quello che già facciamo. Un altro è sicuramente quello di valutare il tipo di scarica, perché negli ultimi anni si è evidenziato proprio grazie a questi sistemi di rilevamento che lo stesso fenomeno fulmine non è poi tanto come lo pensavamo, cioè ci sono dei dettagli, per esempio nella polarità, nel numero di colpi, nel comportamento diciamo della scarica, che stanno venendo alla luce solo adesso, e quindi questo è un campo molto importante che grazie ai dati che abbiamo in mano possiamo studiare più in dettaglio.